Piero Muscari Storyteller, con il patrocinio della città di Ivrea e della regione Piemonte, presenta la sesta edizione di FEGE, Festival dell'Editoria e del Giornalismo Emergente, e del premio Coraggio e Unicità, Oliviero Bea. Conduce Piero Muscari. Buongiorno, anzi buonasera, a questo punto sono rimasto a ieri, quando avete visto le immagini, avevamo le scuole, i ragazzi di Ivrea. Devo dire che ci hanno stupito una volta di più. Abbiamo detto che il premio Oliviero Bea è un premio al coraggio e al carattere, perché siamo stanchi anche di vedere giornalisti troppo attenti al loro pensiero politico, come se fosse quello il modo di fare radio, televisione, giornali e altro, devono essere assolutamente fedeli alla loro idea. Non mi interessa quello, mi interessa vedere se sei capace a mettere in discussione le cose, a fare domande coraggiose. Per questo mi incoraggiava ad andare avanti in queste cose. E così è delle storie che vi presentiamo questa sera, a partire dalla prima. Germana, ti chiamo qui sul palco, così ricordiamo insieme a te un attimo il tuo grande papà. Signori, Germana Bea. Giornalista, scrittore, poeta, saggista, Oliviero Bea nasce a Firenze nel 1949. Laureato in lettere e filosofia, inizia a fare il giornalista di Tutto Sport e Paese Sera, per poi approdare dal 76 all'85 su Repubblica, dove si occupa di sport e società. Un sodalizio che finisce a causa di una delle sue inchieste più famose, condotta nel 1984 insieme a Roberto Chiodi, in cui sostiene che la partita tra Italia e Camerun del campionato mondiale di calcio 82 fosse stata combinata. Minacce di morte, ho perso il lavoro, sapevano tutti che avevo ragione perché lo sapevano tutti, e all'epoca io ho dovuto decidere se insistere sulla vicenda Camerun oppure se occuparmi d'altro, cioè continuare facendo altro. Ho deciso per la seconda ipotesi per un solo motivo: che non volevo che la mia vita personale e professionale fosse incastonata o irrigimentata, circoscritta al caso Camerun. Oliviero, tra le altre cose, diceva: oggi quello che conta è essere noti, non il motivo per cui lo sei. E questo, naturalmente, è spaventoso, perché azzera le differenze. Oliviero lascia un vuoto nel giornalismo, grande quanto il suo essere libero e indipendente, capace di interpretare e raccontare la verità sotto l'unica lente da lui conosciuta, quella della verità. E questo Oliviero Bea, ecco, anche ricordare è qualcosa di importante in questo paese, tenere vivi i ricordi e pensare che alcuni insegnamenti non importa se arrivano da qualcuno che è ancora in vita, perché restano in vita le sue idee. L'insegnamento che rimane centrale nella tua vita, tu l'hai detto più volte in questi anni, io faccio cose molto diverse da quelle che ha fatto mio padre, e però certamente alcuni elementi che erano centrali nel suo mestiere ti sono rimasti, quale in particolare? Allora, premetto che intanto io devo ringraziare, perché devo essere sincera, c'è una grande coerenza nella vita e poi nella morte di mio papà, il fatto che sia stato censurato e continui a essere censurato, nel senso che non è così scontato ricordarlo, al di là del fatto che io sia la figlia e quindi per motivi d'affetto, di sangue, nutra sconfinato orgoglio, però comunque qualcosa ha lasciato, e voglio dire, non lo dico io ma lo dicono i fatti, al di là del fatto del suo carattere. Però per essere amici bisogna trovarsi caratterialmente, per fare bene il proprio mestiere il carattere può essere bypassato, quindi che fosse di carattere pessimo, tremendo, sono la prima io a dirlo, che abbia fatto un lavoro egregio, parlano i fatti. Mi spiace che non venga ricordato, perché potrebbe essere un insegnamento per le generazioni, per le persone, però, come dire, c'è una coerenza. L'insegnamento più grande è poi quello che io porto avanti, giornalista, uomo, è il coraggio, che per mio padre era la forma di più alta di libertà. Non esisteva nulla, dalla piccola cosa alla grande cosa nella sua vita, che non prescindesse il coraggio di poterla fare in maniera libera. Lui l'ha sempre fatto.
mi fa sorridere quando dice, a parte scusate, ci sono alcune foto dove ammetto che, perché si vedeva che già non stava bene, quindi mi fanno un po' effetto, ma quando dice che a posteriori del caso Cameron la sua vita, la nostra vita, è stata totalmente condizionata poi da quel caso. Grazie Germana, ti richiamo fra un po' perché ci aiuti a premiare la prima storia di questa nostra serata. Grazie a voi. Grazie ancora, a dopo. Bene, e siamo andati ad intercettare una storia che certamente nella nostra Italia fa discutere. Questo è, se vogliamo, da un lato tutta la parte, ha generato una parte di persone che contesta questa prima storia che vi presentiamo, ma dall'altro tantissimi fan che lo seguono e addirittura voglio dire davvero una community ormai di persone che hanno eletto questo programma come programma centrale della loro vita per una serie di ragioni che cercheremo di indagare. Signori, la prima storia, premio Oliviero Bea di questa sera, che premiamo Giuseppe Cruciani. Vieni Giuseppe. Grazie intanto. Grazie Giuseppe. Accomodati. Ecco, la prima cosa che emerge conoscendo Giuseppe, in realtà lo si sente già anche seguendolo, io confesso che lo seguo da tanti anni, per me è uno di quei programmi che metto dentro il mio palinsesto, insieme ad altre cose, per una serie di ragioni, ma non sto qui a raccontarvi le mie, è più interessante sondare altre cose, ma la cosa che emerge di Cruciani, come di tanti che hanno un successo vero, concreto, e che poi sono umili. E quindi ce ne siamo accorti quando l'abbiamo contattato, sentito, e per il fatto che è qui stasera. Guardate che non è banale in Italia far muovere le persone, e Giuseppe ecco, ha mostrato insieme alla sua concretezza e capacità anche questa grande umiltà, quindi ti ringrazio Giuseppe. Grazie a voi di avermi invitato. E a nome del Comitato Scientifico, credo anche del Sindaco e della cittadinanza di Ivrea. Eccoli. Quando tu vai in televisione, ci vai avendo uno strumento straordinario che è il tuo programma, dove nel tuo programma, per il fatto stesso che apri all'Italia, tu hai un sentore del paese che la maggior parte degli altri opinionisti, permettimi, non hanno per nulla. Sì, sì, però... Cioè vivono in una bolla e poi vanno lì a discutere però, di qualunque cosa. Tu stai dando troppa importanza a quello che avviene durante questi programmi. Quello che avviene durante questi programmi, che io conosco perfettamente perché ci navigo da tempo e li conosco anche nella loro costruzione, è semplicemente il tentativo non di arrivare ad una verità o di informare. Bisogna essere molto chiari su questo perché vi raccontano tante fregnacce. Nessuno vuole informare, si vuole raggiungere una roba che il giorno dopo appare alle ore 10 di mattina. Dunque chi fa televisione sa benissimo, e magari qua c'è qualcuno, io la faccio in parte, e dunque si sta attenti ad una cosa, ad un risultatino, no? Al numeretto, a un numero. Se quel numeretto è basso, la volta dopo prendi delle decisioni che non hanno nulla a che fare con l'informazione, ma che hanno a che fare con la costruzione di uno spettacolo. Adesso se uno si mette in testa che si tratta di costruzione di spettacolo, tutto quello che si dice o non si dice, giusto o sbagliato che sia, è marginale. Dunque le persone che vengono reclutate per questo vengono reclutate solo ed esclusivamente per arrivare a questo risultato, ma cioè, è una forma di cinismo, lo capisco, io sono forse un campione di cinismo assoluto, però sono anche una persona che porta le cose alla loro realtà. Oliviero Bea faceva una radio che era una radio, ha fatto una radio molto innovativa. Io conosco soprattutto Oliviero Bea della radio, ha fatto un programma radiofonico molto bello, molto innovativo per il periodo in cui ha fatto quella radio. Sulle altre cose io lo conosco meno, magari nell'ultima parte della sua vita professionale mi è piaciuto meno di quanto mi piaceva in radio, ma questo non ha nulla a che fare con l'idea di libertà che aveva. Era certamente un giornalista molto molto libero, ovviamente libero significa non che non avesse idee che si potevano contestare, magari uno poteva contestare molte idee che aveva, ma ha fatto per esempio un prodotto radiofonico straordinariamente nuovo rispetto alla RAI dell'epoca e anche rispetto all'epoca. Cioè l'idea della denuncia, l'idea di portare la gente a parlare su una cosa così è stata una cosa per l'epoca della RAI, che era, cioè non era 100 anni fa, ma comunque un periodo per la RAI è stato un prodotto molto innovativo. E molti hanno copiato poi successivamente da quella roba lì che ha fatto il radio. Io mi limito a giudicarlo soprattutto per quella roba là che conosco meglio. Quando è stato il momento che mi affidarono uno spazio alla fine della giornata su Radio 24... ho pensato che potesse essere il caso di aprire un po' di aprire le telefonate in maniera anche molto senza censurarle troppo.
Ed è stata l'unica cosa che ho un po' pensato quando ho fatto questa roba qui. E dunque, come dici tu, io ho intercettato in alcuni momenti alcune tendenze che c'erano in Italia, cioè anche quel pezzo di avversione all'omosessualità che c'è ancora, la vittoria della Meloni. E io ero abbastanza certo anche proprio del risultato che si poteva prendere, perché sentivo un po' gli umori delle persone. E così, questo sì, questo non è un merito, è un dato di fatto. Cioè, ogni tanto intercettiamo l'umore di chi va a votare o l'umore di un pezzo d'Italia. Ecco, quello sì. Un'ultima domanda legata invece a questo format, una tua riflessione come sempre franca e diretta su questo lavoro che stiamo facendo. Quando si discute, quando si parla e quando si ha la possibilità di discutere anche in maniera franca con le persone, è sempre una cosa positiva. Io, pur parlando tutta la settimana tra radio e televisione, spesso giro per discutere, anche perché si discute in modo diverso rispetto a quello della televisione, per cui va benissimo. Cioè, è molto interessante anche cambiare anche nella tipologia di persone che invitate, che vedo non ha delle non è connotata, diciamo, in un modo o nell'altro, ma invitate chi volete voi, e questo mi sembra la cosa più importante. Grazie Giuseppe. Grazie, vieni, a voi. Vieni, ragazzi. Germana, arriva Germana e ti consegniamo il premio. Grazie. E andiamo a leggere la motivazione a Giuseppe Cruciani per la sua maestria nell'intrecciare satira, cultura e analisi politica. Una voce irriverente fuori dal coro, capace non solo di catturare l'attenzione, ma anche di sfidare e provocare, generando un dibattito significativo sulle questioni più spinose e controverse del nostro tempo. Questa è la motivazione, arriva il premio. Va bene la motivazione, ti arriva. Ci sarebbe da discutere a lungo. Va bene, ci proveremo un'altra volta. Grazie mille. Foto di rito, vieni Germana accanto a Giuseppe, diamo il tempo al nostro fotografo di poter realizzare una foto ufficiale che andremo a mettere nel nostro archivio. E grazie Giuseppe, anche grazie. Per le bacchettate, grazie. Ora siamo pronti per la seconda storia, chiaramente spaziamo tanto dalla radio alla TV, l'editoria, e quindi qui da noi arrivano scrittori, un po' di tutto, e quindi siamo pronti per un'altra storia. Invito qui sul palco Massimo Turchetta in rappresentanza di Rizzoli, perché premiamo Rizzoli quest'anno come casa editrice. Vieni Massimo, ben trovato, accomodati. 100 anni, una storia da far tremare le gambe. Immagino ci siano stati altri momenti di difficoltà, di passaggi veri e propri. Questo intanto è anche il tema che affronteremo, è uno di quelli, uno di quei momenti in cui molte cose bisognerà riscriverle. Massimo? Beh, se tu ti riferisci all'intelligenza artificiale, sì. Ovviamente il problema non è solo di Rizzoli, è dell'editoria mondiale. In questo momento c'è una causa in corso negli Stati Uniti d'America da parte degli maggiori scrittori, tra cui alcuni amici stretti come John Grisham, perché fanno causa alla società che distribuisce ChatGPT, perché dice che utilizza, ed è vero, anche i loro testi per creare contenuti di fiction che senza pagargli i diritti d'autore, quindi in qualche modo lede l'unicità della loro opera d'ingegno. Quindi la sfida è una sfida colossale che riguarda anche le immagini, non riguarda soltanto i testi. Molte delle immagini usate ormai dai grafici professionisti sono sostituite o sostituibili da immagini create gratuitamente da applicazioni analoghe a ChatGPT per i testi. Che questa sia un rischio enorme per un'industria è indubbio. Che sia un rischio enorme per la creatività umana non lo so, è una domanda troppo grossa, dovremmo anche capire. Presumo, e lo dico da osservatore esterno, come se non facessi questo mestiere, che cercare di fermarla è come cercare di fermare l'acqua con le mani, cioè quando è iniziato un movimento del genere credo che sia impossibile, si può però indirizzarlo, guidarlo. Ecco. Michelangelo Tagliaferri, oltre ad essere un sociologo della comunicazione, ha fondato Accademia di Comunicazione, che forma uomini e donne della comunicazione in Italia. Giro la domanda anche a te, Michelangelo, dal punto di vista tuo, visto che formate professionisti della comunicazione, come impatta questa cosa nell'editoria, in chi scrive libri, ma anche nei mestieri della comunicazione? Ci sono degli equivoci che bisogna risolvere in fretta?
Il primo è che la comunicazione non funziona per costruire la nostra società, se no la nostra società sarebbe migliore di quella che è. In più porta con sé dei problemi molto grossi, che sono quelli di far venire meno l'umanità nella costruzione della società. Questo è un problema serio, perché è un problema non soltanto concettuale, è proprio teorico, cioè nel senso la società non è in natura. L'umanità è in natura, noi creiamo le società. Nel momento in cui creiamo le società, noi le creiamo attraverso la comunicazione. Nel momento in cui usiamo la comunicazione, tutti gli strumenti che aderiscono al fare comunicazione costruiscono la società. Quindi il sillogismo è un sillogismo semplicissimo. Questa modalità che noi chiamiamo intelligenza artificiale, che non è, lo ripeterò finché campo, intelligenza artificiale, è un sistema di silicio e di elementi che hanno a che fare con il ferro, che è capace di apprendere. Detto questo, l'intelligenza artificiale è un'altra cosa. L'intelligenza artificiale è quello che ti consente di lavorare nella robotica, ti consente di lavorare sui numeri, ti consente di lavorare sul DNA, ti consente di lavorare sugli aspetti della lontananza rispetto alle operazioni che fai, sui globuli rossi, sui globuli bianchi, andare su Marte, non andare su Marte, eccetera, eccetera. E questa è l'intelligenza artificiale. E la capacità di computazione attraverso gli strumenti. Ma intanto abbiamo Giordano collegato. Eccolo Giordano, ben trovato. Sì, buonasera, buonasera. Buonasera. Senti, una tua riflessione, sai che il premio ricorda un grande del giornalismo, Oliviero Bea. Abbiamo detto che è un premio che si ispira a due elementi che Oliviero certamente aveva per noi, per il comitato scientifico: il coraggio e il carattere. Quindi proviamo a premiare giornalisti, editori, scrittori che hanno questi due elementi. Tu per noi ce l'hai, e per questa ragione però ti chiedo un pensiero su Oliviero Bea e sul suo lavoro. Beh, senti, più che un pensiero, un ricordo, perché negli anni dal 95 al 97 entrambi facevamo televisione in diretta su Rai 3. Non mi ricordo francamente chi era prima, no, era prima lui, che quindi faceva dalle 12 all'1. E io facevo dall'1 alle 2 e avevamo i camerini vicini. E lui era molto nervoso sempre prima delle trasmissioni, cioè non nervoso, era teso, si preparava con attenzione massima, mentre io, che non sapevo fare televisione, mentre lui era un professionista, ero tranquillissimo e sciolto. L'incoscienza, Incosciente, talmente incosciente che una volta invitai i poliziotti con i cani antidroga per fare una chiacchierata su questo aspetto del loro lavoro. E seppi poi dallo stesso Bea che quando si fanno queste cose bisogna avvisare prima. Nei camerini, nello studio, eccetera. Insomma, i baronaticali sembravano impazziti. Bellissimo. Fu una sorpresa e insomma diventammo amici. Lui era un uomo molto intelligente, un professionista. Non condividevamo la passione per il calcio, ma il calcio non era la sua passione principale. La sua passione principale era la politica, la vita. Fu un grande dispiacere quando all'improvviso seppi che era scomparso. Avete fatto benissimo a dedicargli questo premio e io naturalmente lo accetto con enorme piacere. Giordano, senti, abbiamo un ricordo quest'anno, sempre a proposito di coraggio e di carattere, di un'altra grande scrittrice. Tu
di coraggio ne hai e ne hai dovuto avere tanta, anche di tanta pazienza, no? Per riscrivere ad esempio e riabilitare per alcuni versi che in questo paese spesso non è così facile e banale la figura di D'Annunzio, ma di questo ormai sappiamo tanto ed è certamente un'operazione riuscita e ampiamente riconosciuta. Ma sentiamo le parole di Michela, perché soprattutto in quell'intervento di 2 anni fa Michela parla di cosa significa scrivere e del perché si scrive, e mi sembra una riflessione molto forte, la vorrei condividere con Massimo Turchetta che è qui, con Michelangelo e con te. Sentiamola. Nell'ora della debolezza alcuni preferiscono diventare credenti piuttosto che forti. Signori, è con noi Michela Murgia. Io provo a fare una cosa quasi antica, prego. Allora, qual è il concetto chiave dello scrivere? C'è un modo, un metodo secondo te che in qualche modo poi fa la differenza? Il concetto chiave è l'inquietudine, nel senso che nessuno scrive di cose pacificate, nessuno scrive di cose risolte né di cose capite. La scrittura nasce sempre da una domanda, da un rovello che attraverso le parole sistema concetti che in altro modo non sono ordinabili. Perlomeno questo è la spinta della mia scrittura. Le cose che ho capito non diventano mai pagine. Parto spesso da una domanda, da qualcosa che io stessa non riesco a comprendere, e il linguaggio e la sua strutturazione mi aiutano a capire meglio quale può essere una direzione. A chi lo dedichi questo premio? Lo dedico a mio figlio, che a 26 anni non legge più i giornali e si informa solo attraverso i social. Ti strappo una promessa, perché si è capito che io con te non ci voglio litigare mai. E nel comitato scientifico di Fegge ce la dai una mano, così equilibriamo le quote delle donne. Ah, ecco, da premiare. Mi chiami come quota rosa la risposta. No, per aiutarmi a far sì di non essere troppo sbilanciata. Poiché ho 50 anni, sono una donna di mezza età e occupo sin troppi spazi mediatici, ti segnalo una persona più giovane di me che fa il mio stesso mestiere e spero che tu la accoglierai con la benevolezza che hai dedicato a me. E questa Michela Murgia, il suo carattere, a proposito di carattere, di coraggio, quando dico, ecco, applausi, no? E certamente torno a te Massimo, poi vado da Giordano di nuovo e da Michelangelo. Ecco, che cosa fa di un giornalista qualcosa che poi è destinato a rimanere, a lasciare traccia nel nostro paese, un film che tu hai visto, e soprattutto come lo individui alle prime battute, alla lettura della prima bozza? Ti è capitato di sapere già che quella persona sarebbe diventata poi centrale in qualche modo per noi o per una parte del paese almeno? Ma intanto è molto diverso tra quello che è il lavoro di un editore per la narrativa e quello che è per la invece cosiddetta saggistica, che in realtà in gran parte current affair, cioè sono libri di autori che parlano della situazione contemporanea in Italia o personaggi protagonisti. Poi ci sono dei casi come quello, per esempio c'è stato, ci conosciamo da tanti anni con Giordano Bruno Guerri, sono molto fiero di avergli chiesto di pubblicare un libro su D'Annunzio, sul quale lui insiste da 30 anni, non lo so, solo che i tempi, i contorni, il rumore del dibattito aveva in qualche modo cambiato l'atmosfera intorno a una figura di riferimento gigantesco come D'Annunzio, di cui Giordano Bruno Guerri è stato uno dei massimi interpreti e soprattutto comunicatori. Allora, quello che voglio dire è che non c'è sicuramente un momento in cui si riveda la formula magica. Quando Stella e Rizzo per Ristoli pubblicarono La Casta, titolo perfetto, quant'altri mai, hanno venduto 100 volte quello che avevano venduto prima e mai più hanno venduto dopo. Evidentemente a un certo punto crepita, ma lo stesso fu per la Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, cioè c'è un miracoloso incontro di una temperatura nel mondo, nel pubblico, che in qualche modo viene occolta anche in maniera confusa e opaca da un autore, da un editore, e diventa un incontro felice. Io non mi sono mai sentito discriminato, la parola non è la parola giusta. Mi sono sentito avversato, ecco, combattuto, discusso, ma è proprio quello di cui andavo in cerca.
Non per puro spirito di provocazione. Io credo che il mestiere di storico, così faticoso e a volte anche noioso, perché è lungo, solitario, che vale la pena di farlo se si ha qualcosa di nuovo da dire. Avete detto che ho cambiato la percezione pubblica dell'annunzio, la vulgata. L'operazione non è ancora terminata, però è a buon punto. Ma io direi che tutti i miei libri, dal primo, Bottai, a Malaparte, a Maria Goretti, poverina, tutti i miei libri, Marietti, hanno questo scopo qui, cambiare la percezione di un personaggio, di un fenomeno. E è ovvio che andando in questa direzione si viene avversati, perché si rompono gli schemi, ma è proprio quello che io desidero. Certo non è comodo, perché è come nuotare controcorrente senza essere un salmone, è piuttosto difficile e pratico. Non conosco nelle specie umane, nel senso della che non ci sia stato un momento in cui qualcuno è partito per trovare altre strade che servivano alla loro specie, in questo caso l'uomo, no? Alle altre comunità, di poter continuare a vivere. Quindi c'è una parte di noi che va verso l'oltre, perché in quell'oltre spera di trovare, sicuramente per sé, ma anche per gli altri, qualcosa che è più utile della situazione che sta lasciando. Beh, siamo arrivati al momento finale, chiamerei proprio qui sul palco e rimani, quindi se vuoi Giordano, proprio il sindaco Matteo Cantore e Costanza Casali, facciamo questo momento finale, premiamo insieme Rizzoli. Questa viene una manifestazione che arriva alla fine di Ivrea Capitale del Libro, che è stato un anno che ha acceso i riflettori sulla nostra città, di questo credo che dobbiamo ringraziare chi mi ha preceduto. In particolare Costanza, insomma, che ha lavorato e ha portato un grande risultato. Questo è stato un altro evento che ha acceso i riflettori. Eravamo insieme ieri con questo teatro pieno di ragazzi, che è stato veramente fantastico. E poi questa è una manifestazione che ha superato un bando del comune, che di fatto ha selezionato questo lavoro, insomma, per il coraggio. Io dico oggi anche il coraggio tuo di chiamare sul palco Giuseppe Cruciani e affrontarlo. È stata dura, però è stato un bello stimolante. No, è stato bello stimolante. Ovviamente anch'io non condivido alcune delle cose che sono state dette da parte sua, nel senso che per me le parole hanno un peso. Va bene un po' di cinismo se questo poi invece la mancanza deve tramutarsi in ipocrisia, ma le parole hanno un peso e soprattutto una responsabilità da parte di chi le usa, se ha un certo ruolo, soprattutto per i giovani. Però insomma, grazie Matteo. Viva il dialogo. Quando si promuove il dialogo, quando si promuove un evento a teatro che coinvolge i giovani, quando poi c'è anche di mezzo un premio a Michela Murgia, io credo che non possa essere un'iniziativa che non debba essere sostenuta. Grazie Costanza, a te una riflessione, anche perché vale lo stesso discorso per te, aver voluto, malgrado finiva quella esperienza e finiva Ivrea Capitale del Libro, provare a portare qui qualcosa che in qualche modo potesse essere in continuità con quell'esperienza. Sì, beh, come già ho avuto modo di dire, Ivrea Capitale Italiana del Libro è stato un grandissimo traguardo, siamo diventati Capitale Italiana e devo dire c'è stato un anno di eventi, 252 che si sono susseguiti uno dietro l'altro con grande successo e anche di pubblico. E devo dire, io avevo incontrato Piero proprio durante il passaggio di consegne tra Vibo Valentia e Ivrea, e per cui mi aveva parlato di Fege. Ne avevamo parlato e ritenevo che fosse effettivamente un format, un festival che valesse e pertanto che per Ivrea poteva essere importante avere. Ha ricevuto il contributo anche della regione Piemonte e qui abbiamo anche l'assessore Marrone che... Venga assessore, sapevo, grazie. Chiaramente un saluto anche alla presidenza che ci ha scelto tra gli eventi di quest'anno e quindi da lì siamo partiti per poi
poter completare questo fantastico gioco di squadra qui ad Ivrea. Per cui ringrazio tutti quanti, è stata una piacevole serata. E qui Matteo, sì, una riflessione. La palla, cioè speriamo che Ivrea Capitale del Libro porti altri eventi e altre diciamo manifestazioni a tema libro. Ne abbiamo una grande che è la Grande Evasione, ma facciamoci diciamo invadere anche da altre manifestazioni altrettanto belle. Raccoglieremo la sfida, certo. Esatto. Certo, grande gioco di squadra. Abbiamo ringraziato ieri la presidenza di Regione Piemonte, quindi a questo punto una riflessione anche da parte sua, assessore, sull'importanza di format come questi. Davvero una battuta conclusiva, perché tutto è stato detto, ma devo dire spesso c'è il luogo comune che nella Regione Piemonte per fare cultura, per esprimere cultura, deve andare a Torino. Da torinese posso dire che grazie soprattutto al grande impegno e lavoro e risultati di Costanza, ma che vedo hanno seminato e quindi hanno una loro continuità che va oltre i confini amministrativi di quella giunta, di quella consigliatura, da torinese quante volte vengo a Ivrea per respirare cultura, e quindi davvero complimenti a tutti voi e alla qualità dell'offerta culturale che questa città offre da un po' di tempo a questa parte. Grazie. Bene, un bellissimo gioco di squadra che non è banale, ma ecco la motivazione con la quale premiamo Rizzoli a Rizzoli Libri per la sua straordinaria storia editoriale, fondata nel 1927 e cresciuta fino a diventare una delle principali case editrici italiane, lanciando prestigiose collane il cui enorme successo dimostra l'incessante impegno nel promuovere la cultura letteraria in ogni sua forma. Ritira Massimo Turchetta, il nostro super direttore. Grazie Massimo anche per la tua generosità. Sei stato qui ieri anche con i ragazzi e gli hai regalato una grande Lectio Magistralis. Grazie a tutti voi, un abbraccio al mio super staff che ha lavorato incessantemente per realizzare questo. Spero vi sia piaciuto e ci auguriamo di potervi ritrovare in altre occasioni. Grazie ancora. Piero Muscari Storyteller, con il patrocinio della città di Ivrea e della Regione Piemonte, ha presentato la sesta edizione di FEGE, Festival dell'Editoria e del Giornalismo Emergente, e del premio Coraggio e Unicità, Oliviero Bea. Arrivederci alla prossima edizione.